Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. I pensionati sono sempre più poveri con un'inflazione al 7% e i salari e le pensioni che rimangono fermi, il potere d'acquisto è ovviamente minore. Sono arrivate nelle scorse ore le parole di denuncia da parte di Pierpaolo Bombardieri. Vediamo che cosa ha detto in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Pierpaolo Bombardieri, in una recente intervista rilasciata a fanpage.it, ha messo in evidenza che con un'inflazione al 7% i salari e le pensioni rimangono fermi, il potere d'acquisto è ovviamente minore. Dunque l'inflazione e l'aumento dei costi dell'energia colpiscono in modo pesantissimo lavoratori, lavoratrici, pensionati e giovani. Bombardieri spiega di non poter dire che siamo insoddisfatti riguardo all'atteggiamento dell'esecutivo, così come pur comprendendo che ci troviamo in una situazione particolare con una guerra alle porte dell'Europa, c'è bisogno di risposte sui temi della riforma fiscale, delle precarizzazioni del lavoro e del welfare. Aspettiamo di capire cosa vuole fare il governo e quali proposte metterà sul tavolo. Infine Bombardieri spiega che è inaccettabile la precarietà e speriamo di avere risposte dal governo quanto prima. Poi ovviamente ci sono i temi delle pensioni e della riforma fiscale che ci hanno portato allo sciopero generale della UIL e della CGIL lo scorso dicembre. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti di questo video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.